mi occupo di modellatura della creta, che sono scultore, modellatore, realizzo modelli originali per il marmo, il bronzo e per altri materiali. Ho iniziato come figlio di scultore, perché mio padre era uno scultore come sono io, però lui mi ha insegnato la tecnica, il mestiere, mi ha trasmesso questo amore per la scultura, per la modellatura. All'inizio non ero molto convinto, poi fu mio padre che mi spinse, insomma, mi iscrissi all'Accademia di Belle Arti a Carrara, allora entrando un po' in quell'ambiente, poi lavorando qui nel laboratorio, piano piano mi sono appassionato e ho continuato. Mio padre, dunque, deve dire che mio padre era molto più avanti nell'età, perché tra me e lui c'erano 43 anni. E comunque lui ha cominciato, come allora usava, molto giovane, a 12-13 anni era già nei laboratori di scultura in marmo, ha cominciato con il marmo. Poi anche lui si iscrisse alla scuola d'arte di Pietra Santa, poi ha avuto la fortuna di conoscere Leone Tommasi, che era uno dei professori e anche uno dei migliori scultori che ci fosse all'epoca, è stato suo allievo per diversi anni e poi da lì si è innamorato anche della modellatura, della creta e poi dopo la guerra ha messo su un laboratorio e ha costruito questo laboratorio dove siamo adesso e dove continuo a lavorare io. Maestro di vita, di maestro, diciamo, di tecnica e mestiere è stato mio padre. E poi ho avuto altri maestri che mi hanno segnato molto, come Stanley Blyfield, che è stato un bravissimo scultore americano, che però ha frequentato Pietra Santa per 50 anni e più, e purtroppo ci ha lasciati l'anno scorso, e per me è stato un secondo maestro, anche lui, soprattutto per quanto riguarda la maniera di lavorare, il metodo, il concetto con cui si fa scultura. C'è stato solo mio padre. Avevo un bravissimo zio, che era fratello di mio padre, che faceva il cesellatore, il fabbro, era bravissimo con i metalli, ha lavorato nelle fonderie d'arte di Pietra Santa. E lui è stato l'unico che ha seguito questa linea, insomma, dell'artigianato artistico. Come a Camo? Scusa, mi chiamava Ivo Buratti, perché vorrei ricordare che era un artigiano. Ma i ritratti ne ho fatti diversi, ho fatto, posso ricordare alcuni, quelli che ho fatto. Feci un ritratto a Ronald Reagan, è andato in America, l'ha visto anche lui personalmente, piacque molto. Poi ho fatto diversi ritratti al Papa Giovanni Paolo II, al Papa Wojtyła, ne abbiamo fatto anche diverse statue. Poi ho fatto il ritratto ai monarchi di Svezia, a diversi altri personaggi come Gorbaciov, ai signori Gancia, che sono i proprietari della ditta Gancia di Canelli. Questi sono tra i più importanti, poi ci sono altri personaggi meno conosciuti. Proverei a fare un lavoro per il ricordo di Totò. E ebbi la fortuna di conoscere la figlia di Totò è venuta a trovarmi personalmente qui, perché io preparai un bozzetto che è qui dietro, un bozzettino di Totò, e lei lo venne a vedere, mi fece questo onore di venire al laboratorio e l'ho conosciuta, e quindi è stata un'ottima esperienza in quel senso lì. Poi capitano personaggi, ne capitano di diverso tipo, possono capitare altri prelati o dignitari di corte, insomma, quello ne capita abbastanza, non spesso, ma insomma capita. Ho lavorato con diversi artisti, diverse nazionalità, vengono da diverse parti di tutto il mondo, insomma,
diverse parti delle nazioni. Appunto prima menzionavo questo caro amico Stanley Light che viene dagli Stati Uniti, poi collabora con Marco Omar, Anneke Bomone, Sergei Lambekov che era qui prima con noi e altri ancora. Ho avuto anche una collaborazione già, ero io con lui a aiutarlo perché abbiamo avuto questa esperienza con il Kunz. Poi ha collaborato anche con Alicia Penalba, non so se conoscete, una scultrice che purtroppo è scomparsa già da diversi anni, e poi anche questo Stanley Blythe che già allora lavorava con lui. A me piace, è uno scultore che non è molto conosciuto forse da tanti, si chiama Leonardo Bistolfi, che ha lavorato a cavallo tra il 800 e il 900, da tutti gli inizi del 900, e poi Francesco Messina, Giacomo Manzoni, sono questi i scultori a cui ti faccio riferimento. E mi piace appunto anche per quello, dicevo, parlavo di Bistolfi perché Bistolfi non è propriamente uno scrittore liberty, ma è diciamo, un precursore un po' dell'epoca, quindi come diciamo, a livello di gusto di personale preferisco questo tipo di stile. Insomma. Oggi gli stili sono un po' relativi, nel senso che può piacere o l'uno o l'altro, c'è chi ricerca cose che sono, risalgono al barocco, al Cinquecento, oppure che insomma si ispira di più, non so, al neoclassico e ad altri stili, quindi anche il liberty ha una sua insomma, diciamo, un bacino di interesse insomma, in questo senso. Mi capitò di fare un ritratto per una signora norvegese, diciamo molto benestante, allora lei aveva l'abitudine di vivere quasi esclusivamente su una grande barca, su una nave, e allora per ogni ritratto non si fa un qualsiasi lavoro, un ritratto che sia, bisogna poi che sia approvato dal cliente, perché deve venirla a vedere, per vedere se c'è qualcosa da modificare, da cambiare, no? Però questa signora non ne voleva sapere, e volle assolutamente che il ritratto fosse portato a lei, cioè che si prendesse il ritratto e lo si portasse dove stava. In quel momento lei stava a Trieste, ancorata nel porto, con questa grande barca, e sicché mi toccò di costruirmi un volo proprio particolare per mettere, perché la Creta è molto delicata, che era poi di giugno, era nemmeno fresco, perché bisognava, ho dovuto proteggerla, isolarla, mettermela in macchina, sono dovuto andare con un aiutante, andò a Trieste e le abbiamo portato questo ritratto, e più con un cavalletto costruito in legno appositamente perché permette per posarlo da qualche parte, che siamo stati portati con una scialuppa, siamo stati portati a questa barca che era ancorata in rada nel porto, e siamo saliti su questa barca, e una volta aperta la scatola e fatto vedere il ritratto alla signora, la signora non era affatto contenta, sicché mi sono trovato un po' in difficoltà perché bisognava lavorare lì, ma il problema è che in questa cabina di questa barca, tra l'altro c'era il rollio della barca che continuava a muovere, e mi sono accorto che la luce che veniva dall'esterno era molto bassa, nel senso io avevo fatto un cavalletto che stava all'altezza d'occhio, portava il lavoro all'altezza d'occhio, invece la luce che veniva dall'esterno era diciamo ai ginocchi, all'altezza dei ginocchi, perché non si vedeva niente. Quindi per poter lavorare lei si doveva mettere l'imposa, ho dovuto mettere il ritratto molto più in basso su una scatola, quella scatola che avevo fatto, e mettermi a lavorare in ginocchio. Che ho lavorato in ginocchio per 2 ore e sono riuscito poi a sistemare, a accontentare la signora, però con molta sofferenza, ma insomma io sono riuscito alla fine. I rapporti di collaborazione tra padre e figli non sono mai semplici,
diciamo che c'è stato un buon rapporto e abbastanza istruttivo per quello che è stato il lavoro, e mi ha lasciato una profonda traccia dentro di me, quindi è stato fondamentale nella mia esperienza di lavoro. Il mio primo incarico da solo, mi ricordo purtroppo, è l'occasione della morte di mio padre, perché lui ci lasciò nel 94 e mi capitò dopo circa pochi giorni di fare un lavoro su commissione, e fu per me una prova molto difficile, ecco, perché mi trovai in molta difficoltà non essendo abituato a lavorare, diciamo, da solo, senza nessuno accanto che mi potesse dare un consiglio, e quindi in quell'esperienza fu abbastanza, diciamo, traumatica, ecco, e ci volle un po' di tempo, poi anche con le commissioni successive fu molto difficile. Devo ricordare in questa occasione, proprio per questo, l'amico Stanley Liefeld, che allora frequentava il laboratorio e mi aiutò molto, perché si sostituì, diciamo, un po' mio padre, e mi aiutò molto anche dandomi dei consigli, aiutandomi nel lavoro. Capita di fare, nel senso che è un lavoro di riproduzione, di copia, in questo caso da fotografie, perché qui questo è il San Benedetto, che è una statua di San Benedetto che sta nel monastero, credo, di Monte Cassino. E un committente vuole avere una copia in mano. Allora io devo ricreare il modello dalle foto, essendo il più fedele possibile all'originale, e da questo modello poi verrà ritradotto in marmo il doppio di queste dimensioni, sarà di 2,40 m d'altezza. Questo tipo di lavoro richiede un'attenzione molto particolare, appunto, ai particolari dettagli, all'insieme naturalmente della statua, e la difficoltà maggiore sta, insomma, nel ricreare, non avendo un modello in tre dimensioni, nel ritrovare da immagini bidimensionali come quelle fotografiche. Il problema più grosso sta nel ricreare, appunto, le tre dimensioni, ritrovando il giusto movimento, i rapporti giusti di proporzione, panneggi. Questa è la difficoltà principale di questo tipo di lavoro. E inoltre bisogna anche un po' immedesimarsi nei diversi stili, perché questa, per esempio, è una statua barocca, quindi bisogna cercare un po' di ritrovare un po' quel gusto del barocco, insomma, con i panneggi molto movimentati. E dipende anche qui, dipende dal tipo di lavoro, dalla grandezza, dalla difficoltà d'esecuzione. Si può andare da una settimana a un mese e mezzo, dipende da quello che è il tipo di difficoltà che si trova nel lavoro. Si capita, non spesso, perché di regola purtroppo sono foto di defunti, di persone che non ci sono più, sicché si fanno soprattutto la fotografia, però capita anche di farle davvero, e lì, cioè, è un lavoro, diventa molto più interessante, perché si può trovare una soluzione, a parte la difficoltà che è un po' ridotta rispetto a quello che è un ritratto da fotografia, ma in effetti risulta sempre un lavoro di migliore qualità, perché abbiamo di fronte il modello in dimensioni reali, insomma, in tre dimensioni. Ma la mette in difficoltà una persona che sta lì per farsi ritrarre, oppure? No, anzi, devo essere io a non mettere in difficoltà chi si fa ritrarre, quindi cerco di essere, diciamo, accogliente il più possibile, insomma. Quindi è abituato a essere comunque guardato mentre lavora? Sì, quello non è una cosa rara, ecco. Non è che
che sia, diciamo, la cosa ideale, perché il lavoro, questo tipo di lavoro è sempre qualcosa di intimo, no? Quindi quando c'è qualcun altro è sempre un po', diciamo, un compromesso, una cosa che non si accetta del tutto, però bisogna farlo per questioni, di necessità. Ma qui a Villa Santa ci conosciamo un po' tutti, insomma, non è che ci sia, diciamo, forse c'era più rivalsa, c'era più concorrenza, più competizione un tempo, ai tempi mio padre, dei nostri nonni, perché forse era più sentito allora questa cosa. Adesso i nostri, io conosco bene tutti, insomma, anche quelli che fanno il mio stesso lavoro. Siamo tutti amici, sì, che non c'è un senso di rivalsa, diciamo. Ma io direi che in fondo quello che è l'importante è certo anche la capacità di fare è indispensabile, però bisogna sempre avere una grande forza di volontà, perché la volontà, penso, forse è quasi più importante del talento, di quello, delle capacità che abbiamo. Se i giovani riescono, un giovane, chiunque, insomma, riesce a mettere insieme tutte e due le cose, nonostante tutte le difficoltà che ci possano essere, soprattutto oggi rispetto a ieri, penso che possa ottenere anche dei buoni risultati, andare avanti nelle proprie aspirazioni. Non è facile, però si può arrivare a raggiungere degli ottimi risultati nella propria aspirazione per il lavoro.